E diamo il benvenuto al nostro ospite, il professor Luca Falasconi dell'Università di Bologna del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, responsabile dell'Osservatorio Waste Watcher International. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie a voi dello spazio che ci state dando. Oggi 5 febbraio è la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Il tema di questa giornata è Stop Food Waste, quindi stop anche allo spreco di cibo. Allora, professore, partiamo da qualche dato, dati che sono stati presentati la settimana scorsa e che non fanno ben sperare, perché a quanto pare lo spreco di cibo nel nostro paese è aumentato. Sì, rispetto allo scorso anno è aumentato di un 8% e si attesta in pratica circa 81 grammi pro capite al giorno, che potrebbero sembrare delle briciole, ma se lo moltiplichiamo per i 365 giorni all'anno, arrivano a circa 30 kg di cibo perfettamente consumabile che ogni anno ogni italiano butta via. Considerando che consumiamo circa 1 kg di cibo al giorno, è come se gettassimo via il cibo che potremmo consumare in 30 giorni. Insomma, questo è un dato importante, anche abbastanza pesante, Sì, ecco, io vorrei potremmo anche aggiungere. sottolineare, professore, il valore economico di questo spreco, perché voi l'avete calcolato in circa 13 miliardi di euro, una cifra enorme. Assolutamente, considerando tutta la filiera, il valore dello spreco alimentare si attesta intorno ai 13 miliardi e quasi 8 miliardi di questo sono causati proprio da noi consumatori all'interno delle mura domestiche. Potrà sembrare paradossale, ma quest'anno è emerso in modo ancora più chiaro rispetto allo scorso anno che a sprecare di più sono le fasce più deboli della nostra popolazione. E questo purtroppo è strettamente connesso al fatto che la crisi economica porta all'acquisto di cibo di minore qualità e soprattutto a far ricorso maggiormente alle offerte. E potrebbe sembrare paradossale, ma acquistando troppi prodotti in offerta si rischia di acquistare cibo in eccesso che poi non viene consumato e lo gettiamo via. Quindi le fasce deboli della popolazione non solo sprecano di più, ma in alcuni casi hanno anche un livello di dieta sicuramente peggiore. Quindi si spreca di più, si mangia peggio. Differenze tra nord e sud, tra piccoli centri e grandi città, tra famiglie con figli e famiglie senza figli ci sono? Assolutamente, il sud spreca un po' di più rispetto al centro-nord Italia, anche se questa differenza in quest'ultimo anno si è assottigliata. Nelle grandi città si spreca di più rispetto che nei piccoli centri e rispetto al passato le famiglie senza figli sprecano di più rispetto alle famiglie con figli. Un dato dunque allarmante e preoccupante. Professore, vorrei dare una data, un anno, 2030. Ecco, è una data cerchiata in rosso per diversi motivi. Abbiamo sentito parlare da più parti di goal, non goal, insomma, relativamente all'agenda delle Nazioni Unite. Allora, qual è il traguardo che ci prefiggiamo da qui al 2030? Le Nazioni Unite ci dicono che da qui al 2030 dovremmo dimezzare lo spreco alimentare. Quello che noi invece proponiamo è di ridurlo di un 25% rispetto ad oggi. Ci sembra più fattibile e più percorribile. Sicuramente tutti quanti ci dobbiamo rimboccare le mani, non solo noi consumatori, ma anche le imprese, per raggiungere questo obiettivo, cioè quello di ridurre lo spreco, che poi sia del 25% o del 50%, non è fondamentale la differenza, è vero, è tanta, però l'importante è che ci impegniamo a ridurre questo problema. Ecco, professore, lei si occupa appunto di numeri e non solo, ma volevo chiederle come facciamo a sprecare meno cibo? Magari sono delle indicazioni che diamo ogni anno in occasione di questa giornata, però credo che siano sempre consigli utili da poter condividere con chi ci sta seguendo.
Assolutamente, i consigli sono tanti. Quello che mi preme sempre dare è di consigliare di andare a fare la spesa il più frequentemente possibile. Capisco che è molto complicato, però riuscire ad andare almeno 2 o 3 volte a settimana, l'ideale sarebbe tutti i giorni, sarebbe l'ideale, perché così acquistiamo solo ciò di cui abbiamo bisogno e quindi sicuramente sprecheremmo molto meno. Avere una lista della spesa quando andiamo a fare quando andiamo ad acquistare i prodotti e seguirla in modo molto stretto. E poi potrà far sorridere, però un consiglio che diamo sempre, perché i dati ci danno poi in definitiva ragione, è quello di evitare di andare a fare la spesa a stomaco vuoto, sì, a pancia vuota, perché se abbiamo fame il rischio è che compriamo molto di più di quello di cui abbiamo bisogno, e poi il rischio è che non riusciamo a consumare tutto. Quindi non andare prima del pranzo, prima della cena, anche in questo caso capisco che è complicato, però questo è un altro aiuto che ci può fare ridurre la quantità di cibo che buttiamo via. Consigli molto molto interessanti, davvero da prendere nota. Professore, io vorrei farle una domanda relativamente anche all'impatto ambientale dello spreco del cibo, perché noi stiamo vivendo, ecco, il climate change, questo cambiamento climatico che risente anche dello spreco alimentare, perché vuol dire produrre più risorse in un pianeta che è già in sovraccarico. Da questo punto di vista, come ci possiamo interfacciare con questo problema? Sì, sprecare cibo vuol dire sprecare le risorse che sono state utilizzate per produrlo, e da un lato anche emettere gas a effetto serra attraverso la sua distruzione. Quindi sicuramente cercare di acquistare solo ciò di cui abbiamo bisogno, consumarli al meglio, conservandoli al meglio, sicuramente aiuta ognuno di noi a ridurre quello che è il proprio impatto sull'ambiente. Vi do solo un dato che è semplicemente indicativo. Prendendo uno degli anelli della filiera dove si spreca di meno in assoluto, cioè l'agricoltura, considerando tutti i prodotti che vengono lasciati in campo ogni anno, per la loro produzione viene utilizzata una quantità di acqua pari a quella del lago di Iseo, cioè in pratica ogni anno utilizziamo una risorsa scarsa come l'acqua in una quantità pari a quella contenuta nel lago di Iseo per produrre frutta e verdura che poi non arriverà mai nelle nostre tavole. Quindi questo è il valore del patto, uno dei valori dell'impatto ambientale dello spreco alimentare. Ecco professore, in conclusione vorrei ricordare anche che Waste Watchers è il primo osservatorio nazionale sugli sprechi attivo per iniziativa di Last Minute Market, del quale abbiamo già parlato anche ampie volte con il professor Andrea Segre, ma avete anche un'app che si chiama lo Sprecometro, che ci aiuta a fare che cosa? Allora, lo sprecometro ci aiuta in primis a monitorare il cibo che buttiamo via quotidianamente a casa o periodicamente, ma questo è un solo pretesto per condividere una serie di informazioni e contenuti legati al contrasto dello spreco alimentare da un lato e legati anche alla sana e corretta alimentazione. Quindi lo sprecometro ha l'ambizione di aumentare quelle che sono le nostre conoscenze in termini di lotta di spreco alimentare e aumentare soprattutto la nostra sensibilità con un lavoro quotidiano su questo problema. Noi l'abbiamo già scaricata l'app, professore, la faremo scaricare anche a chi ci sta intorno, questo, come dire, un piccolo passo per evitare appunto lo spreco alimentare. La ringraziamo di cuore, vediamo che è in viaggio, quindi la lasciamo ai suoi impegni. Grazie al professor Luca Falasconi per essere stato con noi. Grazie a voi dello spazio che ci avete dedicato. Grazie, ringraziamo ancora il professor Falasconi, davvero un tema di strettissima attualità che coinvolge davvero, come dicevamo in apertura, la vita di tutti quanti noi, perché fare la spesa, ecco, certo, bene o male, è quotidianità e poi sprecare risorse è un qualcosa che noi
lasciamo anche in eredità purtroppo ai nostri figli, a chi verrà dopo di noi su questo stupendo pianeta che è la Terra e che noi tante volte indegnamente purtroppo abitiamo. Allora Paola, direi di fermarci per lo spot, per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.